buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Vedete questa presentazione, quando Enrico mi ha telefonato dicendo che devo parlare di cloud, parlano tutti di cloud. Abbiamo deciso io e Antonio Cisternino, che è l'altra metà di questo laboratorio che abbiamo creato all'Università di Pisa, di cercare di mettere insieme degli spunti che potessero essere spunti di discussione, meditazione. Inutile che facciamo sempre la solita presentazione di cloud, avete visto, no? Chiunque vi arriva e vi presenta il cloud parte con le stesse slide, sì, software as a service, platform as a service. Vabbè ragazzi, basta, cioè. Datemi 5 minuti per dirvi chi siamo noi. Dunque, noi siamo una cosa strana, siamo un risultato di due dipartimenti dell'Università di Pisa che hanno deciso di fare questo oggetto che si chiama IT Center, che è un ibrido, diciamo che in termini accademici, amministrativo-accademici, si chiama centro interdipartimentale. Cosa facciamo? Ci occupiamo di ricerca e sviluppo nel campo dell'IT. Siamo un'entità un po' particolare, nel senso che non abbiamo budget. L'università ci dà le stanze, ci paga gli stipendi e ci paga la corrente dei nostri due data center. Quando abbiamo cominciato questa avventura, siamo partiti da zero, cioè avevamo bisogno di costruirci del posto dove mettere le macchine. Ci siamo costruiti due data center in un anno e mezzo, finanziati, e abbiamo fatto come le start-up. Siamo andati da una fondazione bancaria con un progetto dicendo che vorremmo fare questo. Dopo due anni di discussione ci hanno finanziato, abbiamo costruito due data center che abbiamo nella nostra sede, inseriti in un environment che è un po' particolare, che l'Università di Pisa è proprietaria della propria rete di interconnessione. Noi l'Università negli anni 90 ha cominciato ad investire ed ha praticamente cablato in fibra tutta la città, per cui noi abbiamo una rete in fibra ottica, 65 km di fibra, di nostra proprietà, completamente magliata. Il risultato è tutte le sedi sono interconnesse, magliate, e abbiamo anche spazio per avere della fibra spenta per poter fare sperimentazione. Questo è uno dei casi, abbiamo due data center, facciamo distributed data center usando la nostra fibra privata. L'unica cosa che non ci manca è la banda, come vi immaginate, come tutte le reti della ricerca, per cui abbiamo l'implementazione di rete da 40 gigabit, qualunque cosa, insomma, tranne il 100 gigabit, fatevi venire in mente, qualunque cosa la possiamo fare. Una delle filosofie, la filosofia di base di questo oggetto, a parte cercare di fare della ricerca divertendoci, era di mettere in contatto i nostri studenti, quelli che avevano voglia di farlo, con le aziende IT, in modo da farsi le ossa. Quindi metterli in contatto, farli crescere, metterli a disposizione delle tecnologie che normalmente, questo non è vero in generale, ma insomma, normalmente non sono a disposizione dello studente medio universitario. Per cui abbiamo messo su questa sorta di laboratorio aperto. Abbiamo partner, io non sto a scendere in particolare con chi ci dà l'hardware e chi non ci dà l'hardware, la filosofia comunque di questo oggetto è che questo oggetto è aperto a tutti, per cui chi vuole venire a fare sperimentazione, partner, clienti finali, eccetera, eccetera, chi ha voglia di fare delle cose in questo ambito, si può cercare di farle insieme. Mi è stato chiesto di parlare di cloud e io parto con una cosa che non è mia, che ho recuperato da una presentazione di Michael Dell, ma che secondo me sottolinea bene quello che è il cloud. Cioè, il cloud, signori, non è una tecnologia, il cloud è un modello organizzativo. Quindi, lasciate perdere infrastructure as a service, cioè, questo è il cloud. Il cloud è un modello organizzativo che impatta sull'IT aziendale o delle università o della pubblica amministrazione in maniera molto più disruptive di quello che si tenda a pensare. Perché può avere due conseguenze. La prima è la ristrutturazione completa dell'IT. Per fare cloud, i silos delle competenze non esistono più.
Cioè, io non posso, questo l'abbiamo visto anche noi nella nostra esperienza, cioè, se io ho bisogno di un indirizzo IP, non posso aspettare una settimana perché il network manager, o ho bisogno di un disco e allora lo storage manager, no, aspettalo, domani, no. No. Cloud ha fatto in modo che sia, lasciamo perdere cloud pubblico, eccetera, eccetera, ma come modello organizzativo interno è una cosa cloud, distribuita, sempre disponibile, facile da avere. Questo si aspetta l'utente finale quando si parla di cloud. Un oggetto che non è. Se io scendo dal modello organizzativo alle tecnologie, signori, ma cosa c'è di nuovo? Nulla. Virtualizzazione? Chi è vecchio come me ha usato VM370 negli anni o prima. Quindi, ora vanno tanto di moda i Dockers, che è abbastanza vecchio, ha usato Solaris, i containers. C'erano nel 2000, quindi a livello di virtualizzazione, Docker, tutto quello che vi raccontano ora, tutte queste figate, l'ha fatta Google, no, questa roba c'era già. Cosa c'è in più? Beh, in più c'è qualcosa di comodo, che sono gli ultimi tre punti. Gli ultimi tre punti perché? Perché qualcuno ha deciso di investire in gigantesche infrastrutture. Partite da Amazon, scendete a Google, vedete cosa ha fatto Microsoft o come stanno cominciando a scimmiottare anche gli altri, insomma, Facebook, eccetera, eccetera. Cosa hanno fatto? Creando infrastrutture di quella portata, cioè data center di quelle dimensioni, ora hanno sviluppato degli strumenti di deployment, monitoraggio, reportistica e portale di self-service che 10 anni fa non c'erano. Per cui effetto positivo, aver portato giù delle tecnologie che prima non c'erano dentro i nostri data center. Perché io vi dico questo? Perché io sono ancora uno della vecchia scuola che pensa che il cloud è fondamentalmente ibrido. Quindi io non sono un fan del cloud pubblico, non lo sono mai stato. Io insieme al professor Cisternino siamo stati qualche anno fa ospiti, cioè invitati da Microsoft a Seattle al Technical Computing Advisory Board, ai tempi in cui nasceva Azure, quando la proposizione di Azure era Platform as a Service. Io sono sempre stato un nemico totale. Per me il problema fondamentale era il cloud pubblico lo vedevo subito, l'ho sempre visto più come Infrastructure as a Service, per partire, e poi creare servizi di tipo diverso. Ma, e questa è una slide che abbiamo copiato, non è nostra, la nostra visione di cloud è questa: un insieme di tecnologie che permettano all'interno dei data center, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle università, di sfruttare al meglio quello che abbiamo o di aiutarci a scegliere meglio le nostre infrastrutture IT. Questo per fare due cose fondamentali. Primo, per risolvere un certo numero di problemi di privacy, sicurezza, che certi tipi di management non ha nessuna intenzione di esternalizzare. Secondo, per non mandare dispersa tutta la quantità di know-how che le aziende, i partner dell'IT hanno al proprio interno. E quello che spesso i CFO si dimenticano, che l'IT non è solo un costo e non è solo un problema, l'IT è anche una ricchezza, l'IT è un asset. E allora pensare che siccome Google, Microsoft, Amazon hanno personale che gestisce in 10 milioni di server, sono più bravi dell'IT manager dell'azienda che fa una piccola media azienda italiana. Per cui attenzione, quello che si rischia con questo è una perdita totale di know-how che paesi come l'Italia, che ne dicano poi, siamo meno male di quello che ci raccontano, ha all'interno delle piccole e medie aziende, anche nell'IT. Magari le infrastrutture non sono state rinnovate per problemi di budget, oppure perché spesso le aziende sono troppo piccole per avere margini di trattativa sul prezzo significativi. Ma questo non significa che tutta la tecnologia che scende dal cloud non possa essere usata all'interno dei data center aziendali. Questo perché? Perché l'offerta che oggi c'è
all'interno dei data center aziendali è multipla, si passa da soluzioni open source, soluzioni convergenti, appliance. Ci stiamo muovendo più verso un mondo dove la semplificazione dell'IT sta scendendo verso di noi. Quindi ci sono appliance, vuole soluzioni open source, benissimo, sistemi cloud open source, vogliono soluzioni di virtualizzazione avanzate, ci sono, soluzioni convergenti, si può virtualizzare di tutto, si possono avere cloud, clients, tutto, tutta la tecnologia che grazie a Dio è scesa dai grandi cloud pubblici verso il data center è disponibile on premise. Dopo c'è il cloud pubblico. Cloud pubblico uno può scegliere, trattare, scegliere, c'è un'offerta infinita, software as a service, private cloud manage, quello che volete. Chiaramente avere a disposizione un portale, un sistema per poter gestire al meglio l'integrazione fra il cloud privato e il cloud pubblico, cioè il cloud ibrido, sarebbe auspicabile, nel senso che uno potrebbe avere sotto controllo anche i costi su cosa è conveniente girare o va girato all'interno dei data center aziendali e cosa è possibile acquistare sul cloud pubblico o noleggiare oppure spostare una parte del data center, fare disaster recovery, si possono fare, cioè, in una nuvola di questo tipo si può fare, si può esercitare la fantasia a piacere. L'esempio tipico di oggi è che oggi il mondo è in mobilità e la mobilità è la cosa che dipende di più di tutti dal cloud, perché senza il cloud si va da poche parti. C'è chi dice che la mobilità sarà al 100%, la mobility sarà al 100% del cloud. Il problema fondamentale è un altro. Io sono un grande viaggiatore, come diceva Enrico, il problema fondamentale è che mese fa ero al Gran Premio di Formula 1 a Austin. C'è un amico che veniva da Houston, dice ci vediamo al circuito, ti telefono. Ti telefono. Siamo allontanati 5 km dall'aeroporto. Silenzio totale, Austin, Texas, cioè non cioè, Wisconsin nel mezzo a nulla, spariti. Il problema più grosso del cloud, signori e signori, qui, perché tutti ci spariamo, è che la rete non va. Ma non è un problema di Telecom Italia, eccetera, cioè, o del provider di rete, eccetera. La rete ad oggi, la banda, non è sufficiente per pensare di spostare qualunque cosa da casa nostra nel cloud. Non perché Azure e poi il cloud, come le macchine, si rompe. Si rompe perché i sistemi automatici non funzionano, come è stato dimostrato da Amazon, si rompe perché quello sbaglia l'upgrade del firmware del disco, come hanno scritto di Azure la settimana scorsa. Si rompe perché c'è sempre una parte umana, c'è sempre una parte automatica, sono cose, tutto si rompe, queste cose si rompono. Ma soprattutto pensare di essere totalmente dipendenti dalla rete quando la rete non è completamente affidabile è una cosa che deve far pensare, a maggior ragione per tutti quelli che devono muovere enormi quantità di dati sulla rete, dove lì la banda veramente non c'è. Pensate a chi ci fa ricerca sul serio, cioè sentite il CERN produce quantità enormi di dati, però loro le muovono su reti private, loro, 100 gigabit da un data center all'altro, fibra tirata, punto punto, 100 gigabit, è diverso lavorare così che pensare di dire 4 megabit a DSL, cioè, no, centralizziamo tutto, dice, ma la linea verso, c'è una DSL, sì. E cosa fate? Eventualizzate 30 terminali? E poi glielo dite voi all'amministrativo che deve fare la carta d'identità al comune sulla collina con una DSL. Sai, non mi va. Quindi questo è il problema fondamentale. Ed è il problema fondamentale di oggi, ma sarà il problema fondamentale anche degli anni a venire.
chiaramente chi fa ricerca in questo campo sta pensando a soluzioni alternative, stanno ridisegnando, l'avete visto anche ultimamente, cioè Facebook ha annunciato la settimana scorsa che sta ridisegnando completamente la struttura di rete dei propri data center, dei propri pod, perché si sono accorti che non ce la fanno a sostenere il traffico, per cui gestire le reti vanno ripensate i collegamenti, vanno ripensate un certo numero di cose per migliorare l'affidabilità e per migliorare la possibilità di usufruire del cloud. E poi le cose stanno evolvendo ancora di più, perché chi è che non sente parlare dopo il cloud? Siamo alle Internet of Things. E così, invece di terminali dove si fanno le carte d'identità, abbiamo frigoriferi, telecamere, televisioni che inviano dati, telefonini, lampadine, qualunque cosa, no? Il problema fondamentale è che però qualcosa, cioè, e quindi mobile 3G, 4G, Wi-Fi? Allora che si fa? Si fa che si prende un esempio dai, si è cominciato a pensare che potremmo prendere esempio dai telefonini. I telefonini ora sono diventati dei dispositivi smart, hanno storage locale, hanno capacità di calcolo locale. Perché non estrarre questo concetto, dal dispositivo mobile a un appliance che possa essere messo nei punti di connessione della rete, oppure oggetti che fanno una parte di storage, una parte di processing localmente e non sono totalmente dipendenti dalla rete, ma possono muovere le cose in maniera asincrona. Tutto sta diventando smart. E quindi c'è questa cosa che ora, cioè questa nuova, e stiamo cominciando a discutere il passaggio da cloud computing a fog computing. Perché? Perché questo discorso, quando uno si parla in giro, si rende conto che questa cosa è molto più pervasiva o magari ha applicazioni che uno non si immagina. Io volo parecchio, come dice Enrico, sono un appassionato di aerei e una volta mi è capitato di visitare la Boeing a Seattle per scoprire che la General Electric i motori alla Boeing glieli noleggia, non glieli vende, ma non glieli noleggia come noi noleggiamo una macchina, gli noleggia il servizio, perché i motori dei 747 sono dei motori smart e raccolgono i dati durante i voli. Questi raccolgono mezzo terabyte di dati per motore, per volo. Questi dati, non tutti, perché sarebbe impossibile, una parte vengono trasmessi in tempo reale e la General Electric, e credo, immagino, anche la Rolls Royce, fanno un'analisi predittiva sullo stato del motore, per cui il motore viene venduto con una SLA. È un oggetto cloud, per cui quando volate su un 747 ci avete i motori con la SLA, ok? Per cui, meno male ce ne sono quattro, dai, vai, comunque, questo è un esempio che viene fatto spesso su come ormai cloud, dispositivi smart, big data, perché big data? Big data ora ha un nome come cloud, no? Ormai di moda si parla solo di big data. Big data perché dovendo fare un'analisi predittiva su X747 che trasmettono, non in tempo reale ovviamente, mezzo terabyte di dati per motore, per volo, e dovendo fare un'analisi predittiva c'è anche la necessità in tempi non stratosferici di fare una, chiamiamola business analytics, business intelligence, analisi predittiva sulle cose,
Chiaramente questa cosa, ora ho fatto l'esempio dei motori del 747, ma è molto più pervasiva, si può fare analisi su qualunque cosa. Per cui, per certi versi, pur continuando a parlare di cloud pubblici, cloud privati, cloud ibridi, il mondo è già oltre. Abbiamo già tutti a che fare con smartphone, orologini più o meno smart, Fitbit vari o cose del genere, che prendono i nostri dati, li caricano sul telefono, li mettono da qualche parte per farli analizzare a un medico, eccetera. E chiaramente soprattutto il mondo del networking va completamente ripensato. Come? Va ripensato il modello. Stiamo già passando da cloud, nel senso in cui l'abbiamo sentito fino ad ora, a quello che ora chiamano fog. Sì, dopo essere andati su nel cielo, stiamo piano piano riscendendo verso terra.